Signore e signori, bentornati in un gameplay tranquillone. Quest'oggi giochiamo a Poncho. Poncho è un gioco dalla grafica davvero di merda, ma sono sicuro che il commentary davvero tranquillo vi piacerà. Questa è la fine del fuoco spande contro la torre. È la fine del mondo, delle nuvole, delle case tutte uguali a destra e a sinistra. E di quell'enorme torre che sembra proprio un gran esatto. Cosa sta succedendo ai nostri occhi? Stiamo per morire? È epilessia quella che vediamo? Non lo sappiamo. Cos'è? Cosa siamo? Attenzione. Siamo un esserino con un poncio. E se premiamo spazio, saltiamo. Nessuno che gioca ai videogiochi ci sarebbe potuto arrivare davvero. Ok, adesso se premo freccia in su faccio un rumore simpatico. Delle paratie cadono, ma se mi fermo non cadono più. Quindi possiamo andare avanti in questa zona buia. Attenzione, cosa troverà il nostro Poncio Pilato? Un coso rosso. I cosi rossi stanno a significare l'amore. Se mettiamo tanti cosi rossi, potremmo fare un cuore d'amore per Poncio, una piattaforma musicale colorata molto molto dindrindlosa. Poncio ha la vita molto facile, guardate, possiamo anche comporre canzoni d'amore. Oh, le cose si fanno più complesse, dobbiamo saltare e prendere i cuoricini dell'amore. Questa è una piattaforma strana, cosa sta succedendo? Premi in giù per spostarti in avanti. Attenzione, Poncio è tridimensionale nella sua bidimensionalità. Cosa significa? Significa che questo robot forse ha la capacità di andare oltre. Forse questo robot può non uscire dalla sua bidimensionalità. Salta e premi sopra per spostarti indietro. Guardate, Poncio è andato indietro. Ora in avanti e ora ancora in avanti. Questo non sembra il solito platform, sembra un gran casino. Poncio effettivamente non lo sa, ma io già sto per vomitare. Eccoci qui. Andiamo all'indietro, prendiamo i nostri cuori. Questa cassa si può spostare? No. Saltiamo per di qua e prendiamo 21 cuori. Quanti cuori ci servono per fare un cuore grande? Non lo sappiamo. Neanche Poncio lo sa. Abbiamo del tempo per andare avanti nel nostro percorso e trovare una chiave. Qui con la chiave possiamo aprire questa porta e sorpassare questo muro. Poncio la sa molto molto lunga. Attenzione, la scalinata si fa impervia. Cosa significa? Che stiamo per arrivare alla verità? Forse è una metafora per dirci che casco di sotto e muoio? Non lo so. In realtà, secondo il mio modesto parere, questa è la metafora dell'imperviosità del raggiungere la vetta. Esatto, la vetta che è assai difficile da raggiungere nel caso di Poncio, che è un essere bidimensionale, è ancora più difficile. Bisogna spostarsi in tre piani di dimensioni per prendere i cuori, perché il cuore non è sempre dove sembra, il cuore si nasconde. Ma eccoci in una piattaforma del teletrasponcio. Poncio può infatti teletrasportarci non so dove. Lo scopriremo con questo gameplay tranquillo. È molto bianco tutto questo e compaiono delle scritte. Ti sei finalmente svegliato, dice la scritta. Bentornato, figlio mio. È nostro padre? Se stai ascoltando questo, significa che ho fallito e che il mondo è finito. Signori, era vero. Il mondo è finito. Quando ti ho creato, ti ho nascosto qualcosa dentro, il cuore. Con esso puoi liberarmi e... Attenzione, l'umanità può ricominciare. Signori, con il cuore e l'amore, l'umanità ricomincerà. Papà, ed ecco Poncio. È Poncio che deve dirigersi verso la torre a forma di pene rosso.
ci sono un sacco di scritte. La torre è davvero, 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 davvero lontana. L'amore è lontano per Poncio. Il ricongiungimento col padre è lontano. Ma noi non dobbiamo dimenticare che questo è un gameplay tranquillo. E quindi, anche se l'amore è lontano, noi comunque lo raggiungeremo. Dove ci troviamo? Poncio è stato sbalzato in un'altra dimensione. Sembra la Terra. Una terra ormai distrutta. Ma vedete? A sinistra c'è un pezzo d'amore. Questa terra distrutta ha finalmente germogliato un po' d'amore. E sta a noi, un robot col poncio, cercare di recuperarlo e cadere nel vuoto dell'inferno. Forse non dovevo premere indietro, ma dovevo prendere spazio. Attenzione! Dovevamo cadere. Ehi, ma che poncio succede? Siamo finiti in un posto, sotto quella che credevamo essere la civiltà, dove ci sono dei robot come Poncio, ma senza il poncio, sono degli robot sponciati, che hanno ripopolato questa parte della Terra. Nessuna entità ha conservato ricordi della grande calamità. D'accordo, robot sponciato. Perché cado? Sai che sono un babbeo. Andiamo di qua. A destra ci sarà qualcosa. Ed eccoci davanti a un nuovo labirinto, incredibilmente complesso per il piccolo Poncio. Non possiamo andare indietro, dobbiamo continuare per di qua. Guardate come Poncio si destreggia tra le dimensioni della sua bidimensionalità. È bellissimo, è fantastico, ma adesso non so dove andare. Qui, ecco qua. Poncio prende un altro pezzo di cuore. Vai, Poncio, sei tutti noi. Senza uno scopo impazziremo. Ed ecco perché Poncio ha il poncio. Perché così ha un nome. E avere un nome è già qualcosa, come avere un cuore. Una nuova zona della foresta abbandonata. Poncio non può arrivare lì. No, davvero, Poncio proprio non può arrivare lì. Forse così ci riuscirà. No, Poncio, sei decoccio, non ci puoi arrivare. Cos'è questo? Ai! No, Poncio, non diventare epilettico, cosa succede? Quei cosi si spostano. Queste piattaforme rappresentano la difficoltà di Poncio nel muoversi tra la sua bidimensionalità per raggiungere l'amore. L'amore è difficile da raggiungere e ci sarà bisogno di essere veloci e scaltri come un Poncio. Guardate, è davvero difficile, tant'è che mi sono rotto il cazzo di provare. E quindi me ne vado. Proviamo ad andare di qua. Eccoci qui. Interessante. Non posso farlo. Serve più legname. Devo prima arrampicarmi su questo e poi finalmente qui. È davvero una gran figata. Certo, non dovremmo morire come fa Poncio. Però Poncio non muore. Chi se ne frega. Andiamo avanti. Sempre cercando di ricordare che bisogna stare attenti. Ed eccoci qua. Stiamo attenti e Poncio naviga verso l'amore. Poncio ha trovato una nuova piattaforma. Premiamo spazio e vediamo dove ci conduce. Le cose si fanno più difficili per il povero Poncio. Non sta capendo un cazzo di quello che succede. Lui è soltanto un robot col poncio che sa saltare per le dimensioni. Ma ecco qua. Errore, il silenzio è d'oro. Errore, cosa sta a significare? E soprattutto, perché questo robot ha il cappello dei laureati? Forse è un saggio? Forse è un frigorifero? Non lo sappiamo. Nulla dura per sempre. Probabilmente è un freezer. E questa piattaforma, questo robot grosso e rugginoso, e un altro saggio in cui che mi dice che il rosso mi dona, cosa stanno a significare? Eccola la piattaforma che si muove. Dobbiamo provare a prendere un pezzo di cuore grazie a lei. D'accordo? Perfetto. Poncio, perché non torni indietro? Poncio non intende tornare indietro. Questa cosa un po' lo spaventa, forse. Ed ecco qui un altro pezzo di cuore. Dai, Poncio, hai 52 pezzi di cuore. Dove ci sta portando questa piattaforma, Poncio? Non lo sappiamo. E tu non parli molto, perché non hai la bocca. Cos'ha di tanto speciale quel poncio? Il robot saggio non è così saggio. Non sa che cosa di speciale è il nostro poncio. Beh, ci chiamiamo poncio, qualcosa di speciale.
Devo averlo per forza. Poncio ormai si è suicidato per 700 volte, ma non credo voglia demordere. Vediamo come fare. No, non è proprio questa la strategia. Poncio si è infognato qui per 50 morti. Fortunatamente è immortale, ma io un po' mi sono rotto il cazzo. Quindi cerchiamo di andare laggiù. Non ci riusciamo. Moriamo come dei fessacchiotti. Accidenti, Marcus Cron, perché non riesci a portare Poncio dove vuole andare? Anche Poncio si è un po' rotto il cazzo di queste piattaforme e quindi se n'è andato dall'altra parte. Poncio si è stufato e ha deciso di morire. No, non è vero. Poncio non può morire perché Poncio è come l'amore che abbiamo tutti nel cuore. Vedete? Poncio muore, ma poi ritorna, proprio come l'amore. E Poncio però dovrebbe smetterla di suicidarsi. Poncio non ce la fa più. Cosa diavolo deve fare? È stupido. O forse semplicemente il suo creatore non gli ha detto un cazzo e non si aspettava che questo cofanetto di merda con il Poncio Rosso dovesse affrontare queste enormi sfide. Vai Poncio, porca puttana Poncio, questo è un gameplay tranquillo, non mi puoi far dire parolacce. Se soltanto tu fossi meno stupido. Guardalo, guardalo, Poncio. Poncio, devi morire male. Caro Poncio, ti scrivo questa mia per dirti che vorrei tantissimo che la tua bidimensionalità andasse. Gna, Poncio, per l'ultima volta, per favore. No, Poncio, porco il cazzo! Poncio di merda, vaffanculo! Gameplay tranquillo il cazzo, devi morire, va a merda!